qui è brava. Molto brava, aveva giocato un'ottima smorzata, ma l'Antuciava... Brava, molto brava la Antukova, la palla è buona. Abbiamo centrato il primo obiettivo stagionale, che per lei è al secondo, perché comunque ha vinto uno slam, anche se in doppio, ma comunque uno slam. Intanto c'è questa volée alta vincente di rovescio da parte dell'Antukova. Niente da fare, ottima prima al centro e poi facile il rovescio. Vediamo quella che sarà la reazione di Sara Errani a questo inizio davvero folgorante della sua avversaria. Ed è anche in questa situazione risposta profonda nei piedi. E... anche ieri contro la Svonareva sembra una giocatrice veramente tornata a livelli altissimi. E c'è un altro break, cosa che non va nel gioco dell'Antukova, e riuscire a infilarsi dentro per metterla in difficoltà. Per il momento c'è poco che non va. E anche lei fa vedere una ottima mobilità, e anche sì, però la devi mettere anche in un attimo in difficoltà per sbagliare. Guarda qui. Indovina tutto. Proprio il servizio, perché stavo dando un'occhiata alle statistiche sino a questo momento del match, sono devastanti per quanto riguarda sia la prima che la seconda palla di Sara Errani, ma sappiamo delle difficoltà che Sara incontra. Per entrare, diciamo, almeno un pochino in partita. Abbiamo visto inquadrata prima Roberta Vinci, insieme a Sara Errani giocheranno poi la finale del doppio. C'è poco da fare. Su questa seconda molto molto debole da parte di Sara, cornice a questo circolo. O forse il circolo che fa da cornice al mare probabilmente. Tutto dentro. Gioca sulle righe l'Antukova. E finisce qui il primo set di Sara Errani in 26 minuti. L'Antukova porta a casa il primo set con il punteggio di 6-0 e noi ci fermiamo un attimo. La testa di serie numero 1, Wozniacki. È un cliente difficile per la Wozniacki, anche se è un primo turno non proprio prettamente facile, soprattutto... mi viene da dire che non è facile per l'avversario dell'Antukova. Qui fa male con il diritto la tennista slovacca. Bravissima, finalmente riesce a rispondere bene profondo. Non è così interessante effettivamente. No. Insomma, eccolo qui il break. C'è il break da parte di Sara Errani. Break iniziale in questo. Eccola qui. Questa è rimasta corta, ma comunque alta. Ha iniziato le qualità della tennista slovacca. Speriamo, da tifosi, in qualche errore in più. Molto brava. Eh sì. È rapida a leggere le giocate. Giudicata buona. Erba. La terra, bene o male, il segno della palla resta, è difficile proprio. Che l'arbitro, il giudice di serie, che può comunque chiamare l'overrule o cambiare il giudizio, si è messa a litigare anche con il falco, perché? E alla fine il litigio con il falco gli ha costato il secondo set, che l'avrebbe potuto portare 2-7-0 e probabilmente alla conquista di un altro slam. Qui Sara lascia una palla che entra perché dentro. Il falco non c'è zecca mai col falco, quindi poi tante volte chiama il falco
Intanto qui 40-0, chiama il Falco, quasi 0 in questo terzo game del secondo set. E mette a segno il terzo ace. Non basta però alla Errani mettere la prima di servizio, perché disegna proprio il campo. 15 pari. Più equilibrata. Sì, secondo me c'è qualche errore. Sì. Il vento mantiene dentro la palla. Vabbè, oggi proprio tutto le riesce. Sì, sinceramente gioca. Tira tantissimo vento, si vede. È brava, finalmente arriva al punto. Bene, così. E annulla anche la seconda palla break. Di fila, quindi è lei gioco e le ha pagato. Bravi tutte e due. Sì. Tani hanno bisogno di un idolo, però è difficile sostituire Maradona, onestamente. Intanto qui l'Antukova. Dalle Federer ce ne sono uno, poi magari nasceranno degli altri campioni. Intanto qui l'Antukova però finché c'è mano, vita. Dai. Molto brava. E questo per esempio adesso pensiero, un ulteriore salto di qualità per lei è proprio questo. Capire che ha tirato una fucilata. Sì, se l'aspettava. No, ma sai cosa? È lavorata perché ha molto giro, però rimbalza corta. E anche questa volta prende l'iniziativa con la risposta. Strano, ha voluto dietreggiare, giocare lo schiaffo al volo, poteva andare benissimo con lo smash. Comunque 40 pari. E qui arriviamo al match point per Daniela Antukova con questo diritto vincente. Sì, ancora una volta bravissima a tagliare il campo. Tre passi e va con lungolinea. Sfortunato. Finisce qui il sogno di Sara Errani di mettere la propria firma sul terzo torneo WTA in carriera. La finale del Pattaya Open 2011 la vince Daniela Antukova con il punteggio di 6-0-6-2. Un'ora e 16 minuti di gioco. E dunque Daniela Antukova che saluta il pubblico di Pattaya.